Ciao a tutti, sono di nuovo io e vi presento la mia amica Bella. Ve la presento perché? Perché oggi voglio parlarvi del primo semestre del secondo anno di medicina che ho finito a febbraio e lei è stata la mia aiutante di studio, la mia compagna di avventure sia durante le lezioni, sia durante gli esami, sia durante tutto. Ti ringrazio Bella, non potevo vivere senza di te. Vabbè. Allora, intanto partiamo. Ho fatto tre esami. Allora, c'era anatomia 1 divisa a metà, quindi un pezzo di anatomia 1 perché è annuale a Padova. Poi ho fatto biologia molecolare e genetica. Allora, vi parlerò prima di uno, poi dell'altro ancora. Partendo da biologia molecolare, che è stato chiuso come esame, questo qua era un esame da 6 crediti, facevo 3 o 4 lezioni alla settimana, non me lo ricordo più bene, potrei andare a rivedere in caso ve lo scrivo nella descrizione del video, e però le ho fatte fino a metà novembre circa, perché poi si sono scambiate con le lezioni di genetica. In questo esame abbiamo parlato di come si creano doppie knock-in, knockout, di PCR e di tante altre belle cose che dal mio punto di vista non sono poi tanto utili nell'ambito medico. Se io vado a fare ad esempio la ginecologa non mi servirà sapere come si fa la PCR, però magari può essere utile per capire altre cose che verranno dopo nel corso dell'università, ecco, dei vari esami. Quindi dai, l'ho studiata, mi è piaciuta, alla fine una cosa giusta. Il prof ha tentato di spronarci facendoci fare dei papers. In pratica c'erano 3 papers e ne hanno dato uno per ogni gruppo diviso per ordine alfabetico e io sinceramente non ho preso bene questa cosa di farci fare una traduzione del paper dall'inglese all'italiano per capirlo, avendo comunque poche basi perché nel senso è difficile non avendolo mai fatto. E quindi non ho partecipato alla presentazione di questo, che magari poteva darmi un punto in più all'esame. Non avendo questa voglia di fare, ho soltanto tradotto e tentato di capire il paper, che devo dire alla fine mi è piaciuto, perché era molto carino, parlava di una cosa molto interessante, era una possibile cura che poteva stabilirsi, però insomma cose nuove, erano del 2020, quindi insomma non è neanche uscito niente, però insomma è stato bello e doveva soltanto secondo me porcela un po' meglio. Vabbè. L'esame era a crocette e ce n'erano tante, non mi ricordo già più quante, però insomma so che c'era poco tempo, tante crocette, non c'era la possibilità di tornare indietro perché facendolo da casa non si fidava, pensava che copiassimo. E quindi avevamo l'ansia sia di non riuscire a leggere tutte le domande, sia di magari sbagliare e non poter più tornare indietro, e questo ha insomma ha fatto rendere molto meno alcuni studenti perché magari hanno usato meno tempo rispetto a quello che avevano a disposizione. Io devo dire che sono stata perfetta perché ho finito tipo 2 minuti prima e quindi insomma dai, me lo sono gestita bene, però sono io e poi altri invece l'hanno trovato molto più difficile, ad esempio proprio per il punto di vista del tempo. Questo è una volta fatto io l'ho abbandonato, ciao a tutti e niente, ho studiato poi per anatomia perché anatomia era a febbraio. Parlando di quello, questo qui era soltanto un pezzo dell'anatomia 1 di 15 crediti annuale e vale un terzo, quindi il secondo semestre avrò l'altra parte che saranno i 2/3. In questo primo parziale, ecco, c'era tutta la parte dei muscoli, delle ossa, che è stata molto interessante, molto lunga, molto difficile, come tutta l'anatomia, tutti quelli che parlano di anatomia dicono. E sì, anche per me lo è stato. L'esame comunque è stato abbastanza fattibile perché erano delle domande a crocette per praticamente fare una pulizia di quelli che non sapevano niente e poi c'era una parte dell'esame invece scritto a domande aperte con 6 domande aperte, una per ogni argomento, quindi una per il cranio, una per i muscoli addominali, una per l'arto inferiore, una magari per il cuore. E quindi insomma era abbastanza suddiviso, abbastanza omogeneo, ci poteva stare, ecco. L'esame l'hanno corretto dopo circa 4 mesi, questo vabbè
dettagli. L'unica cosa che mi ha reso, cioè mi ha amareggiato molto, è stato il fatto che dovevamo fare delle dissezioni nel periodo, ecco, della sessione invernale, che non si sono fatte a causa del Covid, a causa appunto della zona rossa, arancione, gialla e così via. E questa cosa è un po' triste perché secondo me era un buon metodo per farci capire meglio determinati concetti, anche soltanto per farci capire se veramente ci piace medicina, perché se una persona non ha mai visto un corpo, non ha mai sentito l'odore o non ha mai fatto niente del genere, magari non si rende conto di come esso sia. E quindi magari soltanto dopo si renderà conto che non era quella la sua strada, e potrebbe essere anche un passo fondamentale per il nostro corso di laurea, secondo me. Spero di poterla recuperare. Per ora che siamo ad aprile, il 24 aprile non ci stanno facendo fare niente, e sempre a causa delle restrizioni, e speriamo magari in estate o il prossimo anno di poter fare qualcosa, però sinceramente non ho molte aspettative, e questa cosa mi dispiace molto perché io vivrei di laboratori, di cose da vedere dal vivo, ecco. Sono un po' stanca di studiare solo teoria, però vabbè. Ho visto anche che tante altre università invece fanno molto, quindi sì, insomma, sono un po' gelosa degli altri che fanno queste cose. Vabbè. Di altro vi saprò dire quest'estate, quando farò anche Anatomia 2, speriamo di passarlo, perché aiuto, però vabbè, vi aggiornerò sul totale, magari vi faccio un video a parte solo di anatomia e di come l'ho studiata, di come l'ho affrontata, cose del genere. Passando invece a genetica è un esame da 4 crediti, l'abbiamo iniziato a metà novembre, finito a dicembre, anzi dovevamo finirlo a dicembre, poi il prof ha caricato lezioni fino a gennaio, quindi sì, insomma, si è protratta più a lungo del previsto. Però è stato un esame carino, cioè nel senso ci poteva stare, era un esame a crocette e sì, insomma, è stato veloce, indolore, rapido e quindi top. Spero che ci siano più esami così nella mia carriera universitaria futura. Adesso sono al secondo semestre e vi parlerò di questo in un altro video quando avrò finito tutti gli esami, perché finché non li finisco tutti, o almeno la maggior parte, non mi fido mai a dirvi niente, che mi mette un po' di agitazione. Spero che vi sia comunque utile sapere che esami faccio il primo semestre, il secondo, durante gli anni, come io li trovi, le modalità, per magari confrontarvi anche con quello che state facendo voi. E se avete domande sui vari argomenti, su quello che ho fatto e altro, commenti. Se vi è piaciuto, like. Se vi piaccio io, iscrivetevi e siamo a posto. Ciao a tutti!